cillo che saltella, che si muove un po' curioso, un batterio negativo, un bacillo contagioso. Serpeggia nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto. La gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case. Uno scoppio di terrore, un urlo disumano, la peste a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia fa un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde adagio, poi cresce e si parla di contagio. C'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che appestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne, m'hanno visto abilissime mani lanciarli dai tombini. Sono le solite mani nascoste potenti che lavorano sotto, che sono sempre presenti. La gente si difende disperata, la peste incalza, viene avanti, si dilaga, si scatena agguerrita. È anche peggio di quella del 20, la peste ci viene addosso, la peste non si ferma più, morti dappertutto, che vengono ammassati come animali, non fa neanche più effetto, sono cose normali, si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo, ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto. Un bacillo a bastoncino e ti entra nel cervello, un batterio negativo, un bacillo a manganello.